Buonasera a tutti, terza di campionato per la DNB, girone Gerardo, girone? C. Girone C, molto bene. Abbiamo con noi il coach d'Arcangeli, facciamo chiaramente gli onori di casa. Due aggettivi per la partita di stasera. Il migliore della partita della scorsa settimana, della settimana precedente per quanto ci riguarda, penso, poi il giudizio dall'altra parte. E... diciamo così, un po' soffice per quelle che erano le nostre possibilità. Io sinceramente, vabbè, occupandomi di mini basket, in particolar modo del settore giovanile, vedere una squadra così giovane è sicuramente, come posso dire, per me è esaltante, cioè il fatto che ci siano tanti giovani in campo che giocano con un'intensità notevolissima, è anche vero che molto dispendioso sia da un punto di vista fisico sia da un punto di vista dei falli, però vedevo che nei cambi non è che c'era tutta questa grande differenza tra chi usciva e chi entrava. Insomma, sappiamo di dover giocare così per forza, è il nostro marchio di fabbrica, in trasferta ci riesce un po' di meno per la bravura dei nostri avversari e qualche fischio meno compiacente di quanto è in casa, semmai si possa parlare di compiacenza nei confronti dei fischi. Questo è quello che facciamo, se vogliamo essere competitivi con ragazzi che hanno 17-18 anni e giocano le partite, non dobbiamo vendere cara la pelle, insomma, è un luogo comune e come tale è banale dirlo, ma è vero. Ma io sinceramente all'inizio ho visto poco perché c'erano gli ingressi delle scuole elementari, però mi sono reso conto che la pelle l'avete veduta secondo me carissima, cioè nel senso che Senigallia ha dovuto sudare non poco per aver ragione di tutti i 7-8 ragazzi che sono entrati in campo. Si parla sempre del collettivo, per carità, però uno, due nomi della sua squadra? Che hanno giocato bene questa sera, credo si possa dire, per quello che mi aspettavo dalle loro possibilità, il giocatore tra virgolette più esperto, Matteo Cascagno, e anche abbiamo avuto, e proveniva da un infortunio, una buona partita su certe cose da Amara e Begovic, sono contento per loro. Poi il nostro è un giro a tappe, il giro italiano, per cui magari al ritorno, se ci sarete, spero di potervi dire in maniera entusiastica che qualcuno ha chiaramente giocato bene. No, secondo me il bello, ripeto, questa sera per quello che ho visto non c'è un MVP come avevo chiesto l'altra volta al suo collega di Rieti, ma secondo me l'MVP è stata proprio la squadra, cioè il fatto che insieme hanno lottato su ogni pallone e anche a 1 minuto e 30 dal termine cercare di raddoppiare per ricucire comunque uno strappo che verosimilmente poteva essere chiusa la partita, per carità di Dio, però ai giovani si chiede questo e loro lo hanno dato ed è stato bello vederlo. Sì, insomma, questa è una faccia della medaglia, perché dovrebbe essere così. L'altra faccia della medaglia è che questo per loro dovrebbe diventare un lavoro e che quindi questo tipo di lavoro lo devono fare in qualsiasi tipo di condizione. Non è possibile lottare solo perché dal punto di vista retorico c'è da recuperare, chiaro. Cioè, loro, qualcuno di loro speriamo può avere l'ambizione a fare il professionista, e fare il professionista, andare in ufficio, tutti quanti lo sappiamo, è più facile. Andare anche quando non hai voglia, assolutamente, impegnare. E nel loro caso credo che questo gli sia ben chiaro, mi fa piacere sia stato riscontrato. Speriamo che la prossima volta ci consenta magari di fare una partita non competitivi per 25-27 minuti, ma sui tutti i 40 minuti. Beh, comunque siamo alla terza del campionato, quindi secondo me davanti non c'è rosa, c'è rosso. No, c'è rosso non come disco rosso, ma perché c'è tanta passione e tanta intensità. L'unica cosa che non abbiamo è la pressione. Sappiamo che la nostra è una stagione complicata perché abbiamo di fronte, come è stato gli altri anni, squadre preparate. L'anno scorso dal nostro progetto di gioco sono usciti 7-8 giocatori, sono andati a fare i professionisti. Quest'anno, a prescindere dai risultati, alla fine, sperando di salvarci, succederà altrettanto. Diciamo, è in funzione di questo che possiamo definirci preoccupati o no alla seconda o alla terza giornata. Cioè, se uno va e gioca un quarto in cui sei soffice in difesa concedendo alla squadra di casa 20, 22, 24 punti, chiunque essa sia, certo, quindi a prescindere dai meriti, dal valore, senza ricordarti che ci sei già passato e ti sei scottato, diciamo così, questo alla terza giornata va male come alla 27ª giornata.
A me viene da aggiungere solo sono giovani, quindi cresceranno così. Sì, 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 questo sì, è certo. Bene, passiamo al Senigallia con il vice Michele Bartoli, perché il nostro Ale Valli ha una raucedine abbastanza pronunciata. Quindi, vice, dica la sua. Beh, è stata una partita che, come ci aspettavamo, insomma, ci hanno messo in difficoltà con il loro atletismo, con la loro fisicità, con la loro anche gioventù, perché insomma, raddoppiavano a tutto campo, soprattutto gli ultimi minuti ci hanno messo in grande difficoltà col pressing a tutto campo. E siamo stati bravi a gestirla, a metterci qualche punto di differenza prima degli ultimi minuti, che per noi sono piano sempre... piano, perché sì, all'inizio, secondo me, mentre la Stella Azzurra nel terzo quarto forse è stata un po' troppo soft in difesa, Senigallia il primo quarto anche buona parte del secondo non è che è stata poi così aggressiva. Sì, direi soprattutto il primo quarto ci hanno messo, abbiamo avuto grandi difficoltà nel pick and roll, nella difesa del pick and roll, ma soprattutto mi viene da dire, cioè, oltre alla bravura soprattutto di Leonzio, è stato molto bravo il primo quarto, anche una certa rilassatezza da parte nostra nel cominciare la partita. Sì, infatti è stata una cosa, non diciamo un approccio un po' troppo sì. Vabbè, questo chiaramente per una squadra esperta c'è stata la possibilità di, però davanti appunto avevamo dei giovani che in qualche modo ce l'hanno permesso, se magari forse sì, sarà il caso di... Mi auguro che non si ripeta questo approccio così rilassato, ecco. Cosa che non è capitata, ecco, nelle prime due partite. No. E speriamo di non bissarlo, ecco. È vero, come al solito, come ho chiesto prima al coach ospite, non si parla mai del singolo, però io stasera qualcosa su Battisti la vorrei dire. Cosa devo dire? No, è stato molto bravo, è stato, oltre a far canestro, ha fatto una condizione di punti, è stato bravissimo nel gestire la palla, nel sapere smarcare i compagni nel momento giusto, e è stato bravo, ecco, anche negli ultimi minuti a non perdere la bussola, cosa che non ci rimane proprio facile. È stato molto bravo. Poi, secondo me, quello che mi è piaciuto dell'atteggiamento, poi parere assolutamente personale, quindi non da esperto, ma il fatto che a un certo punto, da esperto io mini basket, cioè la pallacanestro la lascio agli scienziati, io non sono uno scienziato. A me quello che mi è piaciuto invece era l'intesa che c'era di squadra, cioè il darsi il 5, darsi le spallate dopo una palla recuperata, dopo aver subito uno sfondamento, cioè c'è stata una crescita del gruppo all'interno della partita. Non so se questo è... Sì, no, mi fa molto piacere che l'hai notato, che lo sottolinei, perché sì, è un punto di forza quest'anno. E rispetto all'anno scorso è stata una crescita esponenziale su questo argomento, ecco. Siamo molto più uniti, molto più coesi. Molto più umili, si può dire? Sì, anche molto più umili. E, appunto, poi si riflette nelle partite, quando c'è da rimontare, quando c'è da stringere in difesa, si vede l'unità della squadra, ecco. Benissimo. Io con questo direi che ho concluso, ci vediamo alla prossima giornata, che sarà? Tra tre settimane. Tra tre settimane. Con il palestrina in casa. Benissimo, saluti a tutti. Okay.